però lo so, Male, non so brutta. Cora Fazzini è soddisfatta delle trecce e corre a verificare come se la sta cavando la sua gemella, Marilou. Ma bastano pochi minuti per rendersi conto che c'è un grosso problema. Grazie a lei. Te li levi, levati. Ma le trecce. Bolla, me le levo io. No! Perché non vuole essere uguale a te, hai capito? Qualcuno gli ha detto qualcosa, è impazzita, raga, è impazzita. Cioè, non è che siamo le gemelle Kessler qua, cioè... La parrucchiera avrebbe dovuto cambiare l'acconciatura, ma per un fatto anche di rispetto nei miei confronti, se noi non vogliamo essere uguali. È consapevole che ha messo mano a una cosa che non doveva fare. Lo so, però nel volto ci ha messo a due. Ma allora, secondo lei, tutte le persone che sono nervose decidono... Io sì. Senta, signorina, io sono stata molto comprensiva. Adesso però... Ma io le ho detto... Ma lei può avermi detto qualsiasi cosa, signorina. No, non si fa parlare tre secondi. No, perché non mi fa parlare. No, cari. Lei ha messo a mano ad una cosa che non doveva fare. No, non capita. Sono una ragazza, capita. Signorina... Giù le braccia. Che così... No. Ok. Prenda tutto il necessario e si aggiusti questa pettinatura. Per bene. Si faccia aiutare la sua sorella. Il capello taglia proprio, ci sta che te la metti, però per due trecce, ma no, erano pure belle. Mi puoi fare una treccia da cucì, cioè? Non so se gli va bene. Ma lo chiamo, fammi la treccia. No, le lo chiedi prima. Oh, vabbè, me la faccio da sola, vattene, vattene. Vabbè. Credo sono sconvolta. Con i nervi a fior di pelle, farsi una treccia da soli è praticamente impossibile. Ci piate le botte tutti quanti. Marilou! Vabbè, fammi due trecce. Questa è una scena esagerata. Prima gli dici no, non voglio i capelli come mia sorella, perché poi siamo uguali e poi te ne vai e fai Marilou, vieni qua. Me lo faccio da sola. Me lo faccio da sola. Ah, Mari, no, cioè, se me le fai di, se me le fai di schifo. Oh! Ma cosa? No! Tieni calmare, se eccole, si stanno scannando un po'. Così vita. Fuori cavolo. Eccole, eccole, eccole. Rissa da Mars, roba. Cora, no! Dacemi! Io vado da quelli. Cora, qualcuno sta ridendo di me per caso? Non fate finti tonti, però stavolta è vero, qualcuno che sta ridendo su di me, mi metto le mani in faccia. In faccia le metto. Ho fatto la sua scena, come già sarà la terza, quarta scena da isterica. Placati gli animi, anche Nicole Rossi ha finalmente una nuova capigliatura. Mi sento strana, leggera. Leggera. Mi fa stranissimo. È come se mi mancasse un pezzo di me. Cioè, ormai mi ero abituata, mi sentivo rappresentata da queste cose grigie. Però vabbè, penso di stare una Nicole normale, quella che ero prima, non più l'egocentrica che guardano per strada. Ecco la nuova me. Ciao, la mia bella.